Bella ragazzi, Pirone, bentornati in questo nuovo episodio del Corner, qui su Me la Godo. Scusatemi un po' la condizione fisica non al massimo, ma ultimamente ho la salute che gioca a nascondino e quindi dobbiamo arrangiarci come riusciamo. Comunque, nonostante questo, abbiamo un gran Team of the Week da andare a vedere e lo vedremo subito, come sempre, dopo la sigla. Questa settimana avremo grandi giocatori da andare a vedere e partiamo subito con i primi quattro, i migliori a mio avviso, quelli comunque con l'overall più alto, quelli un po' più interessanti da andare a vedere nel dettaglio. Partiamo con la punta di diamante di questa settimana, abbiamo Mbappé con il suo terzo IF versione ATT 91. Se l'è strameritato perché ha fatto tripletta, tra l'altro contro la sua ex squadra, 3-1 del Paris Saint-Germain contro il Monaco. Partita che, indipendentemente se non sbaglio che vincessero o perdessero, avrebbe concesso la vittoria al Paris Saint-Germain della Ligue 1, però diciamo che vincendola hanno reso ancora più gioiosa questa settimana, che tra l'altro per i parigini sappiamo bene che causa Notre Dame non è stato il massimo. Tra l'altro hanno giocato appunto con una maglietta dedicata in segno di supporto per l'incidente successo appunto pochi giorni fa. Per quanto riguarda i valori di questa versione, sebbene sappiamo tutti che è uscito il Totti ormai da tempo e che è uno dei giocatori più forti del gioco, diciamo che è molto simile alla versione Foot Birthday, che è uscita però come ala sinistra, mentre questa qua è attaccante centrale, attaccante puro. 99 di velocità, 5 stelle di skill, 90 di tiro, 93 di dribbling. Rimane comunque un giocatore fortissimo che costerà quei 2 milioncini e mezzo in meno del Totti, ma a livello di prestazioni può fare sicuramente bene, quindi senza dubbio Mbappé è il nostro uomo di punta, la punta di diamante di questo episodio settimanale. Passando al nostro secondo giocatore, abbiamo un altro giocatore con un overall molto alto, abbiamo Marcolino Reus, ovviamente versione COC del Borussia Dortmund 91. Il nostro Reus ha segnato un gol e fatto due assist nel 4-0 fuori casa del Borussia contro il Friburgo, partita che tiene viva la lotta a scudetto della Bundesliga, la sfida tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Vedremo come andrà a finire. Saranno fortunati quelli che avranno l'headliners di Marcolino, perché si potenzierà a 92. C'è da dire che di Reus sono usciti ben 3 Player of the Month, quindi ci sono già 91, 93, 94, di cui gli ultimi due senza dubbio sono tra i giocatori più devastanti del gioco. Però per chi non avesse mai fatto quell'SBC nei mesi in cui era uscita, sicuramente questo 91 o il 92 upgradato dell'headliner sarà un giocatore ottimo da avere lì in mezzo al campo. Reus che pecca a mio avviso soltanto un po' nella stamina, nelle versioni che non siano la 93 o la 94, e come COC alla lunga magari si stanca un po' troppo in fretta, ma per il resto tiro, velocità, dribbling, è sicuramente uno dei centrocampisti della Bundes più forte di quest'anno. Passiamo quindi al terzo giocatore, ci spostiamo nel nostro campionato in Serie A. Abbiamo il terzo IF di Alex Sandro, terzino sinistro della Juve, versione 89. Alex Sandro che ha segnato un gran bel gol nell'1-1 provvisorio di Juventus-Fiorentina, poi finita 2-1 in favore della squadra di casa che poi ha vinto il campionato. Anche per Alex Sandro c'è una versione headliners che si potenzierà addirittura a 90, quindi sicuramente tra i terzini sinistri più forti del gioco, giocatore molto completo, molto fisico, di gran corsa, anche una buona tecnica. I valori di questa versione IF sono uguali alla versione fino ad oggi presente nel gioco headliners, che appunto vedremo come diventerà quando salirà a 90. Costicchierà abbastanza perché ce ne sono pochi di terzini sinistri forti come Alexandro, c'è Mendy a mio avviso la versione Future Star e pochi altri, quindi sarà sicuramente molto ambito, anche ben linkabile perché essendo brasiliano in Serie A comunque può essere linkato con molti altri giocatori, farà gol a tanti, quindi speriamo di trovarlo, comunque sarà ottimo da provare. E per l'ultimo giocatore che andiamo a vedere nel dettaglio ci spostiamo in Spagna, nella Liga. Voglio premiare un giocatore che sta cercando con tutto l'orgoglio possibile di portare avanti il Real Madrid in una sfida scudetto che ormai è già chiusa, anzi da tempo è già chiusa, un'annata brutta per il Real, però vuole comunque far vedere che lui c'è, che è pronto anche per l'anno prossimo a cercare di invertire la rotta di questo Real che ha fatto forse l'annata più brutta negli ultimi 10 anni. Abbiamo il secondo IF di Karim Benzema, versione 88.
Ha fatto tripletta nel 3-0 in casa del Real contro Athletic Bilbao. Non è un giocatore che può far tanto la differenza, quantomeno in questa versione 88, perché è già uscito l'89 e il 90. Quindi diciamo che se qualcuno vuole una versione veramente potente, o comunque la più potente, è già uscita sul mercato. Questa sicuramente è buona, ha un buon fisico, un buon tiro, non è probabilmente il giocatore punta, il giocatore chiave da avere lì davanti, ce ne sono tanti di migliori, però ho voluto premiare la prestazione, l'ennesima prestazione buona fatta questo weekend, e poi comunque 88 di overall non è male. Detto questo, come sempre andiamo a vedere anche tutta la squadra al completo, perché abbiamo almeno un paio di altre belle sorprese da andare a vedere assieme. In porta abbiamo il primo if finalmente di Ederson versione 87. In difesa, oltre ad Alexandro, abbiamo anche Lenglet 84, che sarà utile per fare degli agguati sul walkout di Mbappé, entrambi francesi, entrambi walkout, quindi attenzione, e Alstenberg. In centrocampo abbiamo Sigurdsson 87, buon overall, Mena e Max. Davanti, oltre a Royce, Mbappé e Benzema, abbiamo anche Krishna. Da stare attenti in panchina alla versione record breaker di Amdallah 87, attenzione. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate di questo Team of the Week. Secondo me è una bella settimana, una settimana interessante, dove tra l'altro io ho giocato poco e male causa Pasqua, quindi le pick del Food Champions proprio oggi che servivano non ci saranno. Speriamo bene comunque di riuscire a sculare una volta tanto. Mi raccomando, un bel commentino, un bel mi piace. Noi ci vediamo settimana prossima come sempre qui su Melagodo con un nuovo episodio del Corner, il mercoledì alle ore 16. Da Roma è tutto, ragazzi, a settimana prossima, bello.